Buonasera a tutti, volevo fare una preghiera. Se qualcuno vuole sedersi invece di stare in piedi, sta più comodo. Noi stiamo per partire. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Campo da San Giovanni. Questa è una giornata speciale. Oggi è il 2 aprile e noi, come Proloco, come ogni anno da 7 anni, siamo impegnati in questa giornata per la sensibilizzazione per quello che riguarda una problematica veramente importante, quale è l'autismo. Il mio compito è quello semplicemente di dare un benvenuto a tutti i relatori qua sul tavolo, un benvenuto a tutti voi. Non mi prolungo perché siamo un pochino in ritardo, semplicemente vi ricordo che la Prologo di Campora ha iniziato nel 2013 questa avventura e stiamo crescendo di anno in anno. Vi ringraziamo a tutti quanti, ringraziamo i relatori, non faccio i nomi che poi dopo li farà Fabrizio Arcuri, che è la giornalista che condurrà questo dibattito, a cui passo la parola. Grazie a tutti e benvenuti a Campora San Giovanni. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Io volevo iniziare questa giornata, ormai quasi in conclusione, perché Presidente, la giornata è stata lunga da stamattina dalle 8, perché come sempre la Proloco di Campora San Giovanni, che promuove questa giornata ormai da 7 anni insieme con l'UMPLI, regionale e provinciale, ha iniziato proprio con le scuole che hanno fatto dei bellissimi disegni come ogni anno e che poi si potranno anche vedere. Voglio iniziare questi vari interventi, poi conosceremo piano piano i nostri relatori, con una bellissima frase di una ragazza che avete imparato a conoscere in questi giorni, che è Greta, la ragazza che è belga, che è riuscita a portare in piazza milioni di persone contro i cambiamenti climatici. E subito dopo questa sua uscita, diciamo, pubblica, purtroppo, come tutte le cose che emergono poi nel mediatico, è venuto fuori anche che lei soffre di spettro autistico. E stamattina aveva aperto la sua giornata con una bellissima frase: orgogliosi di essere sullo spettro. E no, l'autismo non è un regalo, per la maggior parte è una lotta senza fine contro scuole, luoghi di lavoro e bulli, ma sotto le giuste circostanze, viste le giuste regolazioni, può essere un superpotere. Ho avuto la mia giusta condivisione di depressioni, alienazioni, ansia e disturbi, ma senza la mia diagnosi non avrei mai iniziato la scuola sorprendente, perché poi sarei stata come tutti gli altri. Le nostre società hanno bisogno di cambiare, hanno bisogno di persone che pensano fuori dagli schemi e dobbiamo iniziare a prenderci cura l'uno dell'altro e abbracciare le nostre differenze. La frase è orgogliosi di essere sullo spettro. Penso che non ci sia migliore frase per iniziare questa giornata, anche perché in questa sua condivisione di quello che è il suo mondo, ci è racchiuso tutto. Che cos'è l'autismo? Quali sono le difficoltà che vive sia il soggetto autistico, ma sia soprattutto la famiglia e chi vive con lui? E quali sono le alternative a combattere quelle che sono appunto le barriere, quelle che lei chiama gli schemi, e che poi piano piano con i vari interventi cercheremo di esaminare. Adesso andiamo un po' anche spediti in quelli che sono i saluti. Lascio i microfoni, sindaco, ne avete due oggi, al nostro sindaco Mario Pizzino. Buonasera a tutti, un plauso, come dicevo prima, alla Proloco, al suo presidente, ad Antonio Isabella e a tutta la dirigenza, oltre ai soci in questa meravigliosa piazza. Purtroppo
per il suo impegno da 7 anni nell'organizzare in maniera egregia questa edizione di Cambore si illumina di blu, nata nel 2013 in linea con la 12ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, sancita dall'ONU il 18 dicembre del 2007. Ma è tutto il cuore pulsante che si vede anche in questa piazza e nella nostra città, che si colora di amore verso chi chiede aiuto, senza dirlo con la stessa nostra lingua, con quella semplicità che caratterizza tutti noi. E questo perché bisogna saper ascoltare, ma ci dobbiamo chiedere cosa bisogna, come si vuole ascoltare. Ascoltare vuol dire ciò che l'altro non dice, è questo noi che dobbiamo fare. La nostra mission deve essere quella di saper ascoltare l'altro che non dice. È necessario un connubio importante soprattutto tra le istituzioni locali, con il mondo della scuola, con la cittadinanza, con le famiglie, con esperti e ricercatori, soprattutto col mondo della medicina. Solo insieme si possono realizzare e raggiungere traguardi importanti per i nostri pargoli, per i nostri figli. Il confronto e la discussione, quello che ci sarà questa sera, aiutano sempre perché sensibilizzano la nostra comunità. Condivido dunque appieno la partecipazione a questo convegno perché è fondamentale per la comunità, ma soprattutto per le famiglie, per la scuola. È fondamentale per manifestare, come diceva in un manifesto proprio la Proloco di Cambre, il suo presidente, per manifestare un segno di consapevolezza nei confronti di una sindrome che è cresciuta 10 volte in 40 anni. E questo deve far riflettere a tutti. E non a caso oggi è presente il mondo dell'associazionismo, ma è presente anche il mondo delle istituzioni. Io saluto il presidente della provincia di Cosenza per essere qui presente. Lui è il presidente di 151 comuni circa, e quindi averlo qui presente significa che l'istituzione insieme a quelle del Comune di Amantea sono presenti per affrontare insieme, in modo condiviso, in modo energico questa problematica. Un convegno che deve essere capace di instillare e rafforzare in tutti noi soprattutto un segno d'amore, che si deve però tradurre in qualcosa di operoso, deve essere operoso soprattutto riguardo alla famiglia, che costituisce un baluardo previsto dalla nostra Costituzione, deve essere soprattutto condiviso attraverso la scuola, che non possono essere lasciate sole. Scuole che stamattina hanno nutrito questa bellissima giornata per dire noi ci siamo e noi siamo vicino a chi soffre. La politica a tutti i livelli non può dimenticare lo stato di bisogno. Bisogna agire nella prevenzione, bisogna agire nella cura di questa sindrome, di queste persone, di queste nostre persone che sono persone speciali. E come tale li dobbiamo trattare. La famiglia deve essere soprattutto al centro, come lo deve essere la scuola. Rendiamo concreto con normative attuative la programmazione costituzionale. Lo sappiamo, la Costituzione ha programmato. Noi ci dobbiamo calare nella parte come istituzione, come politica, per dare attuazione a questo che è stato programmato circa 70 anni fa. Il nostro deve essere un grido soprattutto verso il governo centrale, verso la regione che hanno le competenze in materia, ma anche le risorse finanziarie. Ieri o avantieri, mi sembra, proprio la terza commissione regionale, ho letto sui quotidiani, ha licenziato un disegno di legge importante proprio sugli interventi riguardanti l'assistenza a favore delle persone con disturbi autistici e dello spettro autistico dell'età evolutiva a quella adulta. Questo ci fa ben sperare, significa che la Regione Calabria incomincia a normare questo stato di bisogno, e se lo fa è perché ci sono tanti uomini di buona volontà, come la Proloco insieme alle amministrazioni comunali, che cercano di stimolare questi interventi. Quindi accendere i riflettori
per far aumentare la consapevolezza su questa tematica importante, perché i bambini hanno bisogno di una terapia costante, di inclusione nella scuola, ma soprattutto con il personale specializzato. E questo significa mettere, per raggiungere questo scopo, delle risorse importanti. Anche il nostro ente, anche la nostra comunità, quindi a Mantea, la mia amministrazione comunale, il 6 aprile del 2018 ha inteso dar dignità a quello che si parla questa sera, e abbiamo istituito la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, e abbiamo dato anche la concessione del patrocinio gratuito, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Abbiamo voluto soprattutto mettere in evidenza la valenza sociale della manifestazione, i cui obiettivi sono la promozione della ricerca verso chi soffre di questa sindrome e soprattutto le loro famiglie, la promozione della conoscenza dell'autismo, la solidarietà nei confronti dei bambini e delle persone che si trovano in questo stato di bisogno. Oggi si continua a scrivere un'altra bella pagina di solidarietà attraverso l'incontro di più enti, di più diverse persone giuridiche, che qualunque siano le loro finalità, i loro impegni ordinari nella quotidianità, affiancano momenti di particolare significato che testimoniano la loro straordinarietà e restano impressi come un marchio prestigioso per la sensibilità verso la risoluzione della casistica. Certamente quella di oggi troverà uno spazio di rilievo nel libro delle eccellenze di ogni partecipante, ma soprattutto degli organizzatori. È per questo che io ringrazio gli organizzatori e faccio un mio in bocca al lupo affinché si dia anche questa sera, da questa piccola piazza, un significato importante affinché verso la risoluzione della problematica. Grazie per essere qui numerosi. La Regione Calabria finalmente in qualche modo ha fatto un passo avanti, perché si era arenata quella che è la proposta di legge, la 57 appunto, è passata in terza commissione sanità, quindi speriamo, ma non abbiamo dubbi, che comunque il Consiglio regionale a questo punto approverà pure all'unanimità e quanto prima, anche perché siamo l'unica regione rimasta purtroppo assente, e qui tocchiamo anche un altro tasto dolente per quanto riguarda il mondo delle proloco, però speriamo che riusciamo entro il fine d'anno a avere sia questa legge importantissima e sia quella delle proloco, Presidente, vero? L'ha chiamato in causa, l'ha salutato, e noi ci uniamo al benvenuto ai saluti del Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci. L'importanza delle istituzioni, Presidente. Vuoi parlare? Va bene. Va bene. Anche provocazione nei confronti della provincia. Va bene, perfetto. Ok, giustamente il presidente. È una persona seria, giustamente. Lui ha portato i saluti istituzionali, ha fatto bene, io voglio essere. Nel merito. Come qualcosa noi facciamo. Siamo contentissimi che la politica, anche da questo punto di vista, che il mondo della politica vuole intervenire successivamente quando ci saranno delle. Sempre siamo attrezzati. Certo. Allora, il Presidente giustamente mi riprende dicendo che vorrebbe intervenire successivamente, nel momento in cui i vari relatori tecnici diano i contenuti di questa giornata, in modo che poi, conoscendo anche bene il Presidente, prenderà i suoi appunti da poi, per cercare poi in qualche modo di, da un punto di vista politico e provinciale, agire di conseguenza. A questo punto, Presidente Capellupo, lascio a lei anche questi saluti come Presidente regionale. Devi prendere i microfoni, Pippo. Tutti e due? Sì. Bene, buonasera a tutti. Mi sposto solo un attimo e metto qui per non dar fastidio. Allora, Fabrizia ha ricordato un nome, Greta. Beh, abbiamo iniziato subito bene il pomeriggio, perché abbiamo iniziato con una bimba di 16 anni che ha dimostrato che cosa significa far muovere il mondo. Allora pensiamoci un attimo, se questo succede significa che tanti passi in avanti si possono fare. Ci vuole l'impegno, ci vuole l'interesse,
Io nel mio piccolo ho un bimbo di 3 anni di una famiglia con cui siamo molto amici, che seguo sempre ormai da quando è nato, e vi dico che gli sforzi che si fanno vengono premiati. Vengono premiati perché è chiaro che i passi in avanti si riescano a fare, perché si riesce a vedere una differenza già di anno in anno tra quello che era e quello che invece poi si diventa piano piano crescendo. Tanti sono i momenti in cui arriva anche lo sconforto, e qui ben vengano tutti gli aiuti che è possibile dare soprattutto alle famiglie o a coloro i quali si trovano poi in condizioni ancora peggiori, ad essere un padre o una madre da soli con bimbi che hanno bisogno. Ma devo anche dire che gli sforzi in questo piano piano si fanno verso questa direzione. Il problema poi alla fine è soltanto credere, non mollare mai e soprattutto dare fiducia a coloro i quali lavorano, perché non debbano mai lasciare una cosa al caso. Ogni piccola cosa è un passo in avanti. Io non sono un esperto, io la vivo ogni 2 giorni la settimana quando li vado a trovare, la vivo in tanti viaggi in cui ci siamo ritrovati insieme, eccetera. Però poi alla fine permettetemi di dire che questa cosa ti dà un interesse, ti crea un amore, ti crea una forza che hai bisogno di esprimere anche tu, perché ti senti nelle condizioni di dover dare qualche cosa. Poi permettetemi di fare una provocazione, facendo mente locale a quelle che sono i sintomi. Mi sono ritrovato spesso a dover rileggere alcune cose, a pensare la nostra vita, se è una vita che noi stiamo conducendo verso anche i nostri giovani nella maniera giusta oppure no. Attenzione a questi passaggi. Quali sono i sintomi? Sorride poco in risposta a qualcuno che gli sorride. Non sempre si gira se chiamato per nome. Guarda poco negli occhi. Non indica e non saluta con la mano, e ne potrei dire altre. Beh, io vi devo dire che questi sintomi mi fanno preoccupare a pensare ai nostri giovani di 17, di 16, di 18 anni che oggi mangiano insieme alla stessa tavola, hanno questi sintomi perché gli abbiamo dato la possibilità di avere durante tutta la giornata un telefonino, un iPad, un qualsiasi strumento che non crea nulla per far stare insieme, ma li isola giorno per giorno e li rende soli davanti anche alla famiglia stessa. Allora il lavoro non va fatto solo in una direzione, bisogna cominciare a pensare che il lavoro va fatto sempre da una parte, e va ricominciato un lavoro anche diverso con i ragazzi, con i giovani, perché altrimenti domani avremo grossissimi problemi con quest'ultima generazione. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Presidente, come sempre l'accento cade anche sull'importanza di quella che è la comunicazione, il comunicare, l'ascoltare l'altro e quindi lo stare, ripeto, insieme. È una parola bellissima questa, stare insieme, perché anche perché solo stando uniti poi si superano quelle che sono appunto le barriere. Andiamo avanti con Pierfranco De Marco, che è il consigliere nazionale Umpli Basilicata, quindi ci viene a trovare da una regione, dalla nostra consorella, è sempre presente anche lui nei nostri incontri. Posso? Non mi metto al banco.
Buonasera a tutti, sono Pierfranco De Marco, come ha detto Fabrizia, sono qui in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Umbria in quota Basilicata. Devo salutare il tavolo, il sindaco, le istituzioni pubbliche, il presidente della provincia e soprattutto salutare i colleghi dell'Umbria Calabria, il presidente, il caro Filippo Capellupo, e il collega di consiglio Antonello Grossolavalle. Non sono un esperto della materia, ma sono, quando è arrivato l'invito dall'Umpli Calabria e dalla Proloco, presidente, ho dimenticato di salutare proprio te, il quale ci vediamo spesso nelle trasferte romane con il presidente, quindi è un piacere incontrarla qui nel tuo paese, e complimenti per l'iniziativa, ma ci arrivo, insomma. Quando mi è arrivato l'invito ad essere presente qui, non abbiamo potuto, con l'Umbli Basilicata, e porto i saluti del presidente regionale Rocco Frangiosa a tutta la città e a tutti i partecipanti, non abbiamo potuto sottrarci, perché è davvero un momento che inorgoglisce noi dirigenti Umbli, dirigenti di Proloco, inorgoglisce avere una Proloco che organizza un evento legato ad un tema così importante, ad un tema così socialmente rilevante, che rende l'idea, dà l'idea di come il nostro mondo stia percorrendo un'evoluzione che è partita tanti anni fa, perché ci sono Proloco che hanno ormai 60-70 anni di attività, e arriva, diciamo, erano nate così per dare vitalità ai piccoli borghi, dare vitalità alle piccole località, ai piccoli comuni, alle piccole municipalità, nella loro essenza difendere ciò che è la tradizione, il folklore. Oggi vediamo che con l'evoluzione della società civile ci ritroviamo Proloco che organizzano un convegno, un'iniziativa di tale importanza e di tale spessore, e quindi non resta davvero che complimentarmi di cuore con il presidente della Proloco, la città, l'amministrazione comunale di Amandea e l'Umpli Calabria per un'iniziativa di tale portata, perché dà l'aspetto di quello che possiamo fare e dobbiamo fare come dirigenti umbri, stare vicino alle nostre Proloco affinché si possa sempre migliorare la loro attività sociale, non solo ricreativa ma anche di sensibilizzazione a temi di questa importanza, di questa entità, come è oggi, come accade oggi per la giornata mondiale sull'autismo. Io vi ringrazio ancora per l'invito, mi complimento nuovamente e lascio la parola a chi ha la materia, quindi ai nostri relatori, chiedendo scusa se andrò via un po' prima, ma dobbiamo anche far ritorno. Buona continuazione. Sì, le Proloco oggi hanno assunto anche questo ruolo, che è quello del terzo settore. Welfare sociale, sono entrati in quella che è la filosofia e la mission delle Proloco, quindi eventi come questi, ma ce ne sono stati altri, e su quasi tutti quelli che sono le problematiche e fenomeni sociali si susseguono giornalmente in quello che tu hai messo in evidenza, appunto nelle nostre comunità, nei nostri borghi, nei nostri territori, dove è importante che ci sia anche questi messaggi, oltre a quello della valorizzazione e della tutela dei propri borghi. E adesso entriamo in quello che il vivo, attraverso i nostri relatori, alcuni sono assenti, ma sicuramente chi è che qui, Antonello, e va sicuramente un plauso anche a coloro che hanno fatto chilometri come Pierfranco per essere qui. Il presidente nazionale Artedo Network da Lecce, vero? Quindi ce la giochiamo tutte nelle nostre regioni del sud. Stefano Centonze. Grazie. Tutte e due? Okay. Scusate, ecco qua. Buonasera, sì, da Lecce. Stefano Centonze, presidente del Network Artedo. Per intenderci, Artedo fa quello che state vedendo fare alle vostre spalle. Qui in Calabria c'è l'ottima dottoressa Mezzatesta, sono le sue allieve, le sue ragazze che stanno lavorando, stanno giocando con i bambini, utilizzando cosa? La creatività per dar forma alle emozioni. Complimenti Presidente per le sue parole, mi sono piaciute molto, anche quelle del Sindaco naturalmente, nel senso che oggi bisogna considerare una ricchezza
la capacità di avere una visione sistemica sulle cose, perché siamo un po' troppo abituati a vedere una cosa e a isolarla, cioè la scuola in relazione solo a se stessa, le famiglie solo a se stesse. Se si parla di autismo, se si parla di aumento di casi di autismo, bisogna mettere tutto in relazione anche con quello che accade nel nostro tempo. La verità è che i ragazzi sono soli, sono isolati. Se sono isolati, e ovviamente questo comporta, cosa sto combinando? Ok, va bene. Se sono isolati, comporta una maggior incidenza anche di sintomatologie di tipo autistico, anche secondario, anche negli adulti. Allora occorre recuperare la dimensione della relazione, che apparentemente manca soltanto a chi viene individuato da una diagnosi, ma che in realtà non è affatto vero che sia così. Noi parliamo di emozioni, parliamo di intelligenza emotiva, di creatività per dar forma alle emozioni. Abbiamo presentato in Parlamento una mozione per introdurre l'ora curricolare di intelligenza emotiva nelle scuole, perché siamo convinti che se riusciremo a recuperare il linguaggio delle emozioni, riusciremo a recuperare il linguaggio della relazione che adesso manca. Facciamoci caso, in questo momento i nostri ragazzi non sanno parlare di emozioni. Non sapendo parlare di emozioni si isolano, mentre si isolano aumentano i casi di autismo. Questo vuol dire solo una cosa, e ovviamente questa è una mia idea, che per combattere l'isolamento occorre insistere sull'unico linguaggio che può prescindere dalle differenze di genere, di patologia, di qualunque altra forma di differenza, cioè un linguaggio delle emozioni. Perché è vero, chiamato non risponde, salutato non saluta, ma non è che non comunichi, non lo fa utilizzando i linguaggi convenzionali, quelli a cui noi abbiamo dimestichezza, perché avendo perduto il linguaggio delle emozioni non abbiamo più i mezzi per entrare in una relazione profonda con i bambini, ma anche con gli adulti, che poi si isolano dal mondo per tante ragioni. Allora, riscoprire le emozioni vuol dire mettersi a giocare, dare forma, perché la creatività, la musica, la danza, l'arte, il teatro, il movimento, il corpo da sempre hanno dato vita alle emozioni, e quando si riscoprono le emozioni, allora vedete che le città si popolano delle nuvolette con le vostre parole: condivisione, amore, fiducia, affetto. Ma adesso guardate invece quello che accade. Ieri un ragazzo marocchino ha ucciso un italiano perché era felice. Questo è gravissimo. Vuol dire che dobbiamo anche avere paura di essere felici, perché siamo invidiati se qualcuno riesce a dimostrarsi felice. Questo è assurdo, questo è un campanello d'allarme sociale pauroso su cui bisogna intervenire con uno sguardo sistemico. Quando io parlo nelle scuole dicono: ma le famiglie che fanno? Ora, noi non possiamo intervenire sulle famiglie se lavoriamo nella scuola, ma diciamo che responsabilmente ognuno dovrebbe sapere di avere una missione nell'educazione dei figli e nel seguire i ragazzi anche più avanti nel corso della loro vita. Se riusciremo insieme a riscoprire i valori e a insegnare nuovamente come si dialoga con le emozioni, come ci si dice ti voglio bene, come si sta seduti a tavola uno di fronte all'altro e ci si guarda, invece di guardare il telefono, magari scambiandosi anche i messaggi da un capo all'altro della tavola, probabilmente avremo compiuto un'azione utile di cui vedremo i benefici naturalmente con il tempo. Quindi le emozioni che prendono forma e che diventano un linguaggio universale, non che diventano un linguaggio universale, che sono un linguaggio universale, solo che noi lo abbiamo dimenticato. Grazie. Bravo. Invece che il bacio a mano fa il passamano. Okay. Un passaggio obbligato quindi alla dottoressa Emilia Mezzatesta, presidente Artedo, anche lei una nostra, ormai ci vediamo continuamente, Emilia, ma sì, ma non solo in questo, appunto in quelli che sono anche tutti gli altri incontri della Proloco, tu sei sempre presente perché racconti
non solo, lo fai vedere attraverso il tuo gruppo e cerchi di insegnare appunto il linguaggio delle emozioni, quello che il tuo presidente adesso ha perfettamente descritto. Grazie, buonasera a tutti. La nostra giornata è cominciata stamattina e veramente l'abbiamo fatto con molto piacere, perché raccogliere ogni anno l'invito della Proloco di Campora San Giovanni significa raccogliere un bisogno, raccogliere una voce, rompere un muro, il muro dell'ostinazione, dell'omertà, il muro dell'indifferenza. E noi vogliamo, con questo nostro piccolo gesto, promuovere quello che facciamo, quello che la Calabria è capace di fare, di produrre, questa terra di Calabria che veramente non ha nulla da invidiare a nessuno per la creatività. Il nostro presidente Stefano Centonze, che ha imparato ad amare questo territorio perché viene molto spesso in Calabria, lui è presidente di un network di scuole di arti terapie presenti in ogni regione e quasi in ogni provincia d'Italia. Quindi noi parliamo di un grande network, un brand che si occupa di inclusione, che si occupa di arti terapie, di musicoterapia, di danza, di teatro, di tante altre cose, soprattutto di crescita personale, di incremento della creatività. E noi stiamo cercando di promuovere questo, non ai bambini, perché i bambini abbracciano tutto quello che noi gli diamo, ma promuovere queste cose nelle grandi menti, nelle menti che ci governano, nelle menti che possono fare delle cose per questo nostro territorio. Io sono una dirigente di una cooperativa sociale. L'anno prossimo, Idea 90, così si chiama la mia cooperativa, compie 30 anni, avevo 27 anni, sono diventata una delle prime cooperative femminili in Calabria, una cooperativa formata da 9 donne disoccupate che hanno studiato, che hanno fatto un percorso, che hanno rotto dei muri per arrivare dove siamo. Forse non siamo arrivati da nessuna parte, perché abbiamo seguito una nostra etica, abbiamo seguito un nostro sogno, abbiamo seguito una nostra giustizia, un nostro voler cambiare le cose. E oggi comunque siamo qua, circondati da tanti amici in questa bellissima piazza, da insigne persone veramente. Noi siamo onorati di far parte di questo tavolo. C'è un presidente della provincia, c'è un sindaco, ci sono diverse rappresentanze, anche se ritengo che per un avvenimento del genere sono sempre poche, sia da parte della cittadinanza, perché, cari camporesi, questa è una manifestazione che in Calabria ve la invidiano tutti quanti, perché l'autismo, come diceva il mio presidente Emilia, io questo tipo di manifestazione l'ho scoperta perché tu la promuovi attraverso i social, e mi rendo conto che neanche a Lecce e neanche dove io giro in tutta Italia esiste una manifestazione organizzata in questo modo. Abbiamo l'oro nelle mani, ma non lo sappiamo apprezzare come al solito. E allora, se noi parliamo di formazione, noi dobbiamo parlare di incrementare i talenti che abbiamo nel nostro territorio. Perché quando dobbiamo fare una formazione ci dobbiamo affidare ai grandi professoroni che vengono chissà da dove? Ci sono tante competenze in Calabria, ci sono delle ottime scuole. Io sono Artedo Calabria, scuola di arti terapie, e sono presente nel territorio della provincia di Cosenza, Reggio Catanzaro. La
Artedo Calabria nasce nel 2011 ed è una delle migliori scuole di arti terapie in Italia. Ce ne sono tantissime, però chi lo sa che esiste una scuola di professionisti, una scuola che forma specialisti nella terapia delle arti terapie. Ma che cosa sono queste arti terapie? Noi non facciamo terapia clinica, noi portiamo benessere ai bambini, facciamo in modo di risvegliare le loro emozioni. I miei bambini all'asilo nido a Scalea fanno musicoterapia a 18 mesi, incominciano già ad adoperare diversi linguaggi. Io quest'anno ho insegnato in una prima elementare ad Amantea, da settembre fino a dicembre. Mi arrivano ancora dei messaggi: maestra, ci manchi tanto, non facciamo più i laboratori. Facevo due laboratori di arti creative per incrementare la didattica, perché facevo matematica. I risultati che ho ottenuto sono tantissimi. Attenzione, la danza terapia è anche inclusione per i bambini autistici. Abbiamo sperimentato anche danza terapia con i bambini autistici e vi posso dire che è qualcosa di scientifico, perché nella danza terapia vi è il rispecchiamento, e noi sappiamo che nella sindrome dell'autismo purtroppo vengono a mancare, vengono a non rispecchiarsi proprio quei neuroni a specchio. E allora io voglio dire al presidente della provincia, che comunque ha parlato di provocazione, presidente, come mai nelle scuole, io ho una scuola paritaria, come mai non si accettano più progetti di inclusione nelle scuole? Come mai? Allora, io mi ero proposta di parlare anche di questo. Una scuola di Rossano ci aveva contattato, voleva spendere 10.000 euro sulla formazione con le arti terapie. Questo era un finanziamento della provincia. Quando gli è stato detto che non rientrava in questo capitolato questo genere di attività, non le hanno più fatte. Presidente, noi abbiamo bisogno di portare i nostri terapisti nelle scuole, perché abbiamo bisogno di sensibilizzare le emozioni, perché noi abbiamo bisogno un pochettino di aumentare e incrementare la creatività. E allora, sono poche le risorse, ma diamo veramente spazio a chi merita e a chi sinceramente porta dei risultati a casa. Abbiamo bisogno di una comunità un poco più felice. Non possiamo essere sempre la Cenerentola delle altre regioni. La Calabria merita, e merita veramente, che questi bambini, che un domani saranno la nostra classe dirigente, possano veramente governare, vivere in un modo da poter garantire un successo, e non essere, diciamo, gli ultimi della scala sociale delle regioni. Scusate, io sono un tipo molto emotivo, mi piacciono le emozioni, ed è per questo che vi chiedo sinceramente, perché mi sono preso un tantino, una pizzicata, diciamo così, perché ci metto il cuore in questa giornata e mi piacerebbe avere delle risposte. Assolutamente, io stimo il presidente della provincia, lo conosciamo benissimo, ci mancherebbe. Abbiamo avuto dei finanziamenti anche all'epoca con il presidente Oliverio, quando era presidente della provincia. I progettini piccoli erano stati sempre finanziati per qualsiasi cosa, anche per la musicoterapia. Però a un certo momento è subentrato, da 3-4 anni, un'oscurità pazzesca. Grazie. Grazie. Purtroppo l'oscurità c'ha un nome e un cognome, e si chiama legge del Rio, presidente, dove purtroppo hanno tolto la funzione a quelle che erano appunto le province, ma qui entriamo in un altro discorso. Quindi la provocazione, presidente, prendila per quella che è, anche se sappiamo benissimo che le funzioni purtroppo non sono più quelle di una volta, anzi magari ritornassero le province, Emilia, sicuramente tante situazioni
condizioni sarebbero anche diverse, come hai detto tu, all'epoca ci sono stati anche dei finanziamenti importanti, ma poi una realtà territoriale come la Calabria, le realtà territoriali come la provincia di Cosenza con 151 comuni non può non avere un ente di prossimità, dove si trattavano anche questi discorsi, ma adesso lo si fa con la stessa passione che ci hai messo tu, però con risorse inferiori. Andiamo avanti con quello che è l'ultimo intervento tecnico, diciamo. La dottoressa Franca Santelli, sociologa, distretto sanitario Tirreno, che porta i saluti del direttore Angela Riccetti. È importante, dottoressa, il passaggio di ieri in terza commissione, perché questo vulnus nella nostra regione si sente, si avverte, ed è sempre proprio perché c'è l'aumento dei casi o il riconoscimento di nuovi casi che necessita quindi di risposte. Grazie, buonasera a tutti. Come già mi ha anticipato, io porto i saluti della dottoressa Riccetti, che purtroppo per un altro impegno non è potuta essere qui. Sì, sicuramente l'approvazione ieri alla Commissione Legislazione della Regione Calabria, il fatto di aver approvato una legge che era lì in giacenza da più tempo e che è stata licenziata e che ora aspettiamo semplicemente che venga approvata ad unanimità, possibilmente, dal Consiglio regionale, è un grande passo avanti, anche perché quello che è fondamentale è la diagnosi precoce in questi casi, perché quello che a noi manca è proprio avere dei servizi dedicati, dei servizi che possano in tempi anticipati poter fare diagnosi. È vero che è molto importante il discorso educazionale che accennavano loro due prima, perché l'inclusione, la prevenzione primaria diventa poi una modalità anche per portare avanti un percorso terapeutico con le persone che sono affette da autismo e da spettro autistico. Ma la diagnosi precoce diventa fondamentale, perché noi sappiamo che prima avviene il momento della diagnosi, prima c'è la possibilità di recupero. È vero, quello che è stato anticipato sul fatto della mancanza di relazione che questi soggetti in qualche modo manifestano nel loro comportamento, è quello che si evince immediatamente, ma oggi il rischio maggiore, ed ecco perché la diagnosi è fondamentale che venga fatta in anticipo, è proprio quello di diffondere una sorta di patologia, come la chiamava Nietzsche, ho voluto utilizzare un po' l'analfabetismo emotivo, proprio perché nella mancanza di comunicazione delle emozioni, ma soprattutto della identificazione delle emozioni, noi rischiamo di diventare analfabeti di queste emozioni. E il plauso mio va, sicuramente l'avrebbe sottolineato anche la dottoressa Riccetti, per la carica umana che lei porta dietro, ha con sé, che l'UMPLI si occupi di attività che sono estremamente complesse, perché riguardano gli aspetti umani più profondi, e quindi veramente da parte mia è una grande ammirazione, perché per alcune attività quasi le diamo per scontato, quelle che riguardano gli aspetti culturali, la possibilità di un di eventi che riguardano le tradizioni, le radici e le radici storiche che ogni paese, ogni borgo porta avanti, no? Che rappresentano la loro storia. Ma occuparsi di welfare, ma soprattutto di spettro autistico, credo che vada oltre, perché è talmente complesso proprio per gli aspetti sociali e sanitari, che
è una grande sfida, rappresenta una grande sfida e anche una grande ambizione doverlo averlo affrontato. Perciò veramente va tutta la mia ammirazione. Io mi auguro che è sicuramente il presidente della provincia, conoscendolo per come per gli impegni che ha assunto in altre circostanze, sicuramente si farà anche portavoce di, come dire, darà la sua spinta a promuovere, a far sì che la regione approvi a livello di consiglio nel più breve tempo possibile quello che è poi l'implementazione di una organizzazione dedita alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dello spettro autistico e di tutto l'autismo in genere. Grazie. Grazie. Sì, anche sulla proposta di legge le Proloco hanno avuto, l'UMPLI ha avuto un suo passaggio molto importante. Proprio questo evento, in particolar modo a questo tavolo, si sono seduti diversi rappresentanti istituzionali della regione e non solo, che sono tornati a casa con i loro appunti precisi e hanno redatto quella che appunto è la proposta di legge. Quindi ce lo auguriamo tutti quanti che il prossimo anno possiamo lavorare su quella. Grazie dottoressa. Doveva essere con noi l'assessore al welfare Angela Robbe, ma purtroppo è impegnata in giunta e porta i suoi saluti il presidente Capellupo. E a quel punto, presidente Iacucci, lascio la parola a te e poi le conclusioni al nostro consigliere nazionale. Sì, solo un attimo per dire che mi sono ci siamo chattati con l'assessore ed è in giunta, per cui nonostante avesse avuto anche stamattina una brutta notizia che poi è diventata già meglio personale della famiglia, sarebbe stata qui con noi se la giunta fosse terminata in tempo. Per cui un abbraccio da parte sua, non ci sarà un'altra occasione per venire qui a Campora. Tra l'altro lei sa che, come sappiamo noi, che questa Proloco, la Proloco di Campora, è una Proloco di quelle che lavora veramente tante, come in questo territorio ce n'è più di una, ma su questo piano ormai sono diversi anni e su questa tematica sono diversi anni che si spende in una maniera così evidente, con giornate intere quando c'è la giornata, e non lascia nulla al caso, anzi semmai fa anche qualche passo in più, come qualcuno aveva già precedentemente detto, qualche passo in più che le Proloco potrebbero anche non dover fare, ma invece quella di Campora lo fa lo stesso. Auguroni e un abbraccio al presidente. Grazie, un saluto al tavolo della presidenza, un saluto al signor sindaco di Amantea che ci ospita. Noi poi siamo quasi, diciamo così, questo è un territorio che per noi è familiare, anche come Aiello, e quindi qui ci sentiamo a casa. Ci sentiamo a casa da Mantea, ci sentiamo a casa a Campora. Credo che anche noi, sindaco, dovremmo capire come dialoghiamo meglio come territori, più complessivamente sui problemi che abbiamo come territorio e anche in riferimento alla le problematiche sul sociale più complessivamente, e cerchiamo di capire come facciamo il nostro dovere, perché come sapete la legge nazionale da tanti anni l'aveva fatto, ma la Regione Calabria l'ha fatto da qualche anno, la competenza sul sociale ormai è passata ai comuni, quindi noi insieme alle associazioni, insieme a chi poi lavora in questo settore, noi dobbiamo capire come cerchiamo di utilizzare anche le risorse che non sono sicuramente sufficienti, ma cerchiamo di utilizzarle al massimo e nel migliore dei modi. Oggi è una giornata sicuramente particolare, il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo ed è diventata sempre di più una giornata importante. Tenete conto che le Nazioni Unite dal 2007 hanno ritenuto che
Ecco, su questo dovesse questa giornata, ecco, proprio per mettere in evidenza e mettere sul campo il problema dell'autismo, che era poco conosciuto, ma che con la sua anche dinamicità è diventato sempre più attuale, si studia, si ricerca, si capisce meglio qual è l'impatto e il problema reale. Quindi, ecco, le Nazioni Unite hanno sposato questa giornata e questo problema più complessivamente. Io che cosa, perché ho voluto che parlassero prima gli esperti? E vi dico con grande tranquillità che il problema che io credo che gli esperti dovrebbero ragionarci di più e capire qual è il problema è individuarlo e cercare di ragionare meglio anche con le istituzioni, perché a volte noi come istituzione sicuramente non saremmo attrezzati fino in fondo a capire bene quali sono le problematiche, ma non sempre vengono suggerimenti e vengono proposte che ci consentano di individuarlo meglio e affrontarlo meglio il problema. Che cosa voglio dire? Io prima di fare il presidente della provincia ho fatto per 10 anni il capostruttura del presidente Oliverio alla provincia di Cosenza, in un contesto diverso, perché è chiaro che quando la dottoressa mi dice allora si finanziavano tutti i progetti è perché per due motivi. Uno, il motivo era che la provincia aveva la competenza in riferimento a questo problema, competenza che non ha più perché la legge nazionale ha spostato la competenza alla provincia. Secondo problema, insieme alla competenza le province avevano le risorse per affrontare i problemi, perché noi possiamo fare tutta la filosofia del mondo, nel momento in cui poi ti impatti sui problemi, se non hai i mezzi e le risorse per affrontare i problemi, noi non andiamo da nessuna parte. Io perché ho voluto ascoltare prima? Perché però la provincia, anche se non ha più le competenze e le risorse che aveva un tempo, io non me ne voglio lavare le mani di questa cosa. Perché noi, ecco, e in questo io vorrei un aiuto anche da chi è più attrezzato in queste cose, perché io mi ricordo una cosa sull'autismo, e scusatemi se dico, aiutatemi a dire cose esatte. A Cosenza ci sono una serie di associazioni di genitori dell'autismo che, mi ricordo 6 o 7 anni fa questo, pure di più forse, vennero in provincia a mettere in campo la problematica che diventava sempre di più urgente, diciamo così. E anche lì c'erano tante discussioni, perché voi mi insegnate, gli esperti, che anche per affrontare l'autismo ci sono varie scuole, vari pensieri, varie dottrine che dicono alcune cose, e quindi anche lì le famiglie discutevano qual era la via giusta, e lo facevano in riferimento poi all'impatto che devono avere nel problema dell'educazione, della scuola, questa cosa. Allora si è discusso di questo e si è discusso anche di un problema, ecco. Io, a me piace andare sul pratico nelle cose, di un problema. Io avevo un amico che lavora alle Ferrovie della Calabria, si chiama Fusaro, che aveva un figliolo autistico, e l'istituzione scolastica assegnò un maestro di sostegno al bambino, un maestro di sostegno che però con l'autismo non ci azzeccava proprio, perché aveva probabilmente un altro tipo di specializzazione, ma lì la burocrazia, poi c'è la graduatoria, c'è la cosa, e quindi hanno mandato il primo maestro di sostegno. Allora, ecco, poi questo genitore aveva, o perlomeno aveva disposto una serie, impegnato una serie di risorse personali, poi mandò, mi ricordo, un maestro di sostegno specializzato in autismo per assistere il proprio bambino. Probabilmente lui aveva le risorse per farlo e l'ha fatto. Non è questa però la via, perché noi dobbiamo capire. Allora, noi abbiamo come provincia di Cosenza
la delega da parte della Regione per intervenire nelle scuole nostre in riferimento all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli studenti. Che cosa facciamo noi? È lì il limite. Noi abbiamo assegnato da parte del Ministero e della Regione 800.000 euro all'anno e noi distribuiamo i servizi alle scuole, all'istituzione scolastica, in rapporto a questi soldi che ci mandano. Quindi noi facciamo, diciamo così, il censimento insieme ai dirigenti scolastici, quali sono i bisogni sulle scuole, e poi dividiamo le ore. È una cosa mortificante e non ci sono dubbi su questo, perché anche un ragazzo che ha bisogno dell'assistenza alla comunicazione, per dirla in parole povere, un sordomuto per esempio, per dirla un altro tipo di problema di assistenza per l'anno. Allora, noi come gliele diamo le ore? Gliele diamo in rapporto ai soldi che abbiamo o gliele diamo in rapporto ai bisogni che ha il ragazzo? Noi purtroppo adesso li dividiamo in riferimento alle risorse che abbiamo e non risolviamo il problema, perché il riferimento a quelle risorse è un piccolo aiuto, però non è sufficiente per dare risposte serie, perché lì che tu dici io gli do 10 ore, allora quando sono finite 10 ore magari fa italiano, poi arriva a matematica e non la fa più, cioè non è possibile una cosa del genere. Allora, noi un altro lavoro che abbiamo fatto, perché questa delega l'abbiamo da 2 o 3 anni, è quello del censimento dei bisogni. Allora abbiamo chiesto alla Regione Calabria, al Ministero, perché guardate, io sono un amministratore di lungo corso, l'unico ministro che aveva aumentato le risorse a livello ministeriale per quanto riguarda il sociale e l'handicap è stata la ministro Turco, Livia Turco. Da allora c'è stato un decremento di risorse. Se voi pensate che quest'anno nella legge finanziaria hanno aumentato le risorse per l'autismo e l'hanno portata a 10 milioni di euro in tutta Italia, voi mi dovete dire che aumento è questo. Non può essere una risposta. 10 milioni di euro in tutta Italia per un problema di questo tipo, se vuoi dare risposte, sono fortemente insufficienti. Quindi ecco, insieme, tutti insieme, dobbiamo capire come noi facciamo pressione anche culturale nei confronti di chi ci governa per dire guardate che ci vuole attenzione diversa sul sociale complessivamente, perché e poi anche su questo problema dell'autismo, che è un problema che è sempre in aumento. Quindi noi abbiamo chiesto, noi ringraziamo la Regione Calabria e l'assessore Robbe, che ringrazio, è sempre sensibile, perché ci ha fatto utilizzare, per fare il censimento dei bisogni, ci ha fatto utilizzare delle economie che noi avevamo fatto come provincia. Noi adesso siamo, e l'abbiamo già fatto questo, nelle condizioni di chiedere al Ministero e alla Regione Calabria quello che ci serve per assistere i ragazzi più complessivamente. Tenete conto che la provincia di Cosenza ha 120 istituti superiori di scuola, quindi non sono poche, e quindi noi credo che dobbiamo quasi triplicare i fondi se vogliamo dare assistenza seria. In riferimento all'autismo, noi, e questo io credo, io mi sono stupito perché non credo che, noi assistiamo solo 6 ragazzi degli istituti superiori, che sono quelli che chiaramente noi abbiamo avuto segnalati e diamo, noi li diamo alle scuole perché preferiamo fare questo, le scuole poi in rapporto ai bisogni danno le risposte che debbono fare. Quindi c'è una battaglia e le giornate di oggi, e la chiudo, sono importanti perché se noi vogliamo mettere in evidenza i problemi che abbiamo sul sociale, ripeto, complessivamente, ma anche su questo problema, noi dobbiamo farne di più di queste giornate, perché insieme alle richieste che facciamo dobbiamo accompagnarle tutti
con un'operazione di tipo culturale come quella di stasera, perché se noi discutiamo e discutiamo sempre di più e il ragionamento arriva a tutti, arriva al Presidente della provincia che è costretto ad essere sensibile, a dare risposte su questo, arriva al sindaco, al mio collega sindaco e a me stesso come sindaco, arriva agli operatori, arriva alle proloco, arriva al cittadino, arriva al genitore, che è più pronto poi ad aiutarci tutti insieme, perché se non facciamo un ragionamento complessivo, perché alcuni risultati ci sono stati, da quello che mi dicono e da quello che leggo, anche in rapporto all'autismo, la diagnosi adesso si fa molto più precocemente, si fa nei primi 3 anni di vita, prima ci voleva più tempo per fare una cosa del genere. E la cosa che mi ha intrigato pure è il ragionamento che faceva il nostro amico in riferimento al linguaggio dell'emozione, che è un fatto importantissimo, il linguaggio dell'emozione. Noi viviamo in una società, purtroppo, che si sta abbruttendo su alcune cose, sta diventando più cattiva, sta diventando più egoista. Guardiamo quello che succede, e ci sono governanti, gente che ci governa, che è in alti livelli di responsabilità di governo, che invece di capire come noi attenuiamo le paure che abbiamo tutti noi, alimentiamo le paure per motivi di bassa lega propagandistica e di consenso. Queste cose non si fanno, non si fanno, perché è una cosa che pagheremo tutti poi. Né si può pensare che per risolvere il problema anche della delinquenza o di qualcosa che può succedere nelle nostre famiglie si armano le famiglie per dare risposta. No, ci deve essere la polizia, ci devono essere i carabinieri che fanno il loro lavoro con no. E io te lo posso fare un appunto al mio amico, che non mi ricordo come si chiama. Amico. E una cosa che non mi è piaciuta. Quando tu hai detto che c'è stato un marocchino che ha ucciso uno che era in gioco. L'ha ucciso una persona, non l'ha ucciso il marocchino. C'è anche, sì, ma non l'ha ucciso il marocchino, poteva essere anche un italiano. Cioè, noi non dobbiamo dare questi messaggi, che nel momento in cui c'è un marocchino che delinque diventa un marocchino e sei italiano è bravo, insomma. No, il delinquente è delinquente, marocchino, turco, americano, italiano, calabrese. Cioè, siamo attenti a queste cose. Siamo attenti, perché se delinque un extracomunitario, un immigrato, diventa delinquente, il delinquente è delinquente. Non c'è il colore della pelle che fa diventare uno delinquente. Il delinquente è delinquente e deve essere colpito e perseguito perché è un delinquente. Ecco, io, scusa, ma io ci tengo a queste cose. No, ma non è un rimprovero, è che sono messaggi che arrivano e sono messaggi che io mi permetto di dire che sono anche che danno messaggi che non sono. Non, poi io non credo che è stato detto in un modo, io non lo dicevo, lo dicevo a me stesso una cosa del genere, perché noi abbiamo a volte l'abitudine di descrivere le cose per quelle che magari accentuando quando le cose le fanno chi non è il colore della pelle come la nostra, insomma, no? Noi dobbiamo invece inculcare, e in questo io che sono un laico dico che il Papa è diventato l'unico punto di riferimento per queste cose, che con grande coraggio dice e manda messaggi di pace, di fratellanza, di solidarietà, che noi dovremmo avere, anche chi va in chiesa dovrebbe avere il coraggio e dovrebbe avere la sensibilità di coglierle fino in fondo, e non sempre si colgono questi problemi. Quindi lavoriamo tutti insieme. Io credo che si sono stati fatti grandi passi avanti anche su questo problema. Noi dobbiamo fare uno sforzo tutti, lo dico a me stesso come amministratore locale nella doppia veste di Presidente della provincia e di sindaco. Noi dobbiamo lavorarci meglio, dobbiamo lavorare insieme a chi è diciamo così specialista in queste cose, dovremmo avere l'umiltà come amministratori, come politici di dire confrontiamoci, capiamo insieme come anche le poche risorse che abbiamo riusciamo
a renderle più efficaci in riferimento alla risoluzione del problema, perché il dramma che vivono le famiglie, la chiudo perché l'ho fatta lunga, è quello della solitudine, perché non sempre il pubblico, io sono per la sanità pubblica, non per la sanità privata, noi dobbiamo incrementare i famosi LEA, i livelli devono alzarsi sempre di più, dobbiamo raggiungere non al minimo, dobbiamo raggiungere al massimo, e dovremmo questa cosa poi aiutare, stare, perché il problema non c'è là solo il ragazzo che ha il problema, ma ce l'ha il genitore, ce l'ha la mamma, ce l'ha il papà, il riferimento all'organizzazione del lavoro, il riferimento a tutto come è combinata questa società. Noi, se ci ragioniamo insieme, io credo che ognuno di noi può lavorare meglio per dare un contributo per affrontarli meglio questo problema. Grazie. Non ce la facciamo oggi i microfoni. No. Due passaggi importanti, Presidente, al di là di quelle che sono anche le responsabilità delle istituzioni. È stato lanciato un vero e proprio allarme contro l'istigazione alla violenza, perché stiamo diventando un paese, anziché essere il bel paese, stiamo diventando un brutto paese. E poi un mea culpa, Presidente, anche su quello che è il linguaggio, la comunicazione, perché a volte sono purtroppo giornalisticamente si usano anche dei termini, o si vuole, come hai detto tu, mettere in evidenza delle cose che non hanno senso e che non servono. Quindi anche correggere, questo lo ripetiamo sempre in tante occasioni, il tiro su quello che è il linguaggio, l'uso delle parole, e cominciamo anche da lì ad abbattere quelle che sono le barriere. Sicuramente non era il caso del nostro presidente, però è necessario anche correggerci, correggere il tiro da questo punto di vista, a cominciare dalla stampa e dai media. Diritto di replica. Sì, non facciamone un caso. No. Perché non aveva in nessun modo e nessun senso non aveva nessuna connotazione di valore l'informazione che ho. Esattamente, era un'informazione esclusivamente di tipo giornalistico, che voleva solo connotare la notizia come un fatto di cronaca che io ho preso questa mattina mentre bevevo il caffè, tutto qua. Per cui non alimentiamo noi, portando troppo all'attenzione questa stigmatizzazione, perché non ce n'era né l'intenzione né l'atto pratico, neanche la sostanza, perché non è stata una cosa che ho detto rimarcando il fatto che si trattasse di una nazionalità diversa dalla nostra. Per cui la cosa, ecco, però devo anche dire una cosa, che quando l'ho detto ho fatto caso che potevo non dirlo, questo pure è vero, nella stessa identica maniera, per cui questo senz'altro. Il linguaggio, Presidente, sta tutto lì, quindi dobbiamo anche imparare questo, no? Senza cattiveria e senza sicuramente istigare all'odio, come purtroppo è. No, non è in questo caso, però purtroppo i casi che tu hai. No, quei casi. No, io mi sto rifacendo semplicemente al discorso iniziale che voleva fare. Prima delle conclusioni, abbiamo un premio da consegnare, Loris Pio Lepore, perché i ragazzi, come abbiamo detto, hanno fatto dei lavori, dei disegni, e ce n'è uno in particolar modo che voi volete premiare. Emilia, a te. Allora sì, noi chiamiamo qui Loris Pio Lepore. Emilia, guardate. No, tutte e due. Allora, guardate un po' questo lavoro che questo ragazzo ha fatto. Lì c'è tutto il suo senso. C'è tutto lui. Ci sono le sue emozioni, ci sono il suo esprimere, il suo dare il contributo a questa meravigliosa manifestazione. Venite qua. Se riusciamo.
Presidente, guardate questo meraviglioso lavoro fatto da questo ragazzo. Merita di essere osservato. Gli vogliamo fare un applauso? Eccolo qua. Loris, tu sei stato premiato, noi ti ringraziamo per aver partecipato, hai fatto un lavoro bellissimo e ti diamo, hai vinto. Sì, consegna. Prego. Loris si frequenta la prima media. Noi ringraziamo la famiglia per essere qui. Lasciamo che un saluto alla mamma. Di quello che è stato detto, signora, delle problematiche, soprattutto da un punto di vista di assistenza, cos'è che difetta la nostra società, cos'è che difettano i nostri comuni o quello che ha messo in evidenza il nostro presidente della provincia? Ci sono queste problematiche, ci sono sempre delle cose che dovrebbero andare avanti. Comunque siamo punto, io dico bene, andiamo bene, io quest'anno la cosa va molto bene. Buon punto di partenza, perché da quest'anno insomma si comincia a muovere qualcosa e di questo ne siamo veramente contenti. Quindi questa approvazione è legge, quindi lanciamo anche da questa piazza, Emilia, lanciamo da questa piazza l'invito al Consiglio regionale di approvare quanto prima questa legge, lo chiedono soprattutto, lo chiedono i bambini, i loro diritti, lo chiedono le istituzioni, ma lo chiedono soprattutto i genitori, quindi speriamo, ripeto, che il prossimo anno riusciamo a discutere di questa legge approvata all'unanimità. Grazie, grazie. Sicuramente sarà così. Facciamo un applauso a Loris Pio Lepore. Un applauso grande. Bravo. Forza. È solo questo che sapete fare. Ok, grazie. Meraviglioso. Grazie. Grazie a voi. Eccolo qua. Io volevo dire al presidente Iacucci che quando lei ha nominato quella famiglia che è venuta da lei, allora io sono stata una di quelle promotrici, perché quella famiglia era di Scalea, faceva parte di un'associazione, e noi come scuola paritaria abbiamo avuto quel bambino piccolissimo e siamo stati forse noi a dover comunicare alla mamma quando il bambino aveva 18 mesi che c'era qualche problema, perché la dottoressa parlava di diagnosi precoce. E allora quanto è importante che i bambini vanno anche negli asili nido, che frequentano gli asili nido laddove c'è tanta competenza. E noi ci siamo accorti che c'era qualcosa di strano in mezzo a 25 bambini da 0 a 2 anni, c'era questo bambinello di 18 mesi e noi eravamo una piccola scuola paritaria e quindi non sapevamo come dovevamo dirlo e interagire soprattutto con questo bambino. E noi abbiamo fatto inclusione, ci siamo tenuti questo bambino fino a 7 anni, però nel frattempo noi abbiamo sensibilizzato un territorio, perché allora le cose andavano anche bene pure per noi come cooperativa, lavoravamo alla grande, e abbiamo messo a disposizione 10.000 euro all'epoca per formare 120 terapisti sull'ABBA, e l'ha fatto la cooperativa Idea 90 a sue spese, e Antonello si ricorda questo, e non abbiamo chiesto un contributo a nessuno, e quindi siamo stati anche promotori di una cultura sul territorio dell'autismo. Poi piano piano ognuno incomincia a camminare con le proprie gambe e quindi a rivolgersi chiaramente a quelle che sono le istituzioni. E quindi è veramente ammirevole, e noi speriamo che veramente questa diventi una legge, perché noi l'aspettiamo, i bambini autistici calabresi l'aspettano, le famiglie l'aspettano e soprattutto anche noi che siamo a scuola aspettiamo questa legge che ci venga in aiuto, e soprattutto che venga in aiuto a loro, perché guardate, è difficile, se tu non comprendi, se tu non hai le competenze, non puoi metterti sullo stesso livello di questi bambini. E allora noi vi ringraziamo veramente,
ringraziamo questa meravigliosa questa rappresentanza e rimanete ancora con noi. Grazie. Grazie, grazie. Sì, la sua dottore si chiama Dimia, perché ha è la prima parola che i bambini autistici imparano a dire. La parola più semplice è per loro la più difficoltosa. Come amore, bravo, il sindaco, a cui lasciamo le conclusioni, il nostro presidente Umbri provinciale nonché consigliere nazionale, Antonello, 7 anni di questo evento con la Proloco di Cabra, ma soprattutto è stato sottolineato le Proloco, l'Umbri oggi diventano anche il tramite di questi messaggi e diventano il tramite di valori che servono alle comunità nel rispetto appunto di quelle che sono anche la valorizzazione e la tutela di un'identità, quella sociale, quella culturale, quella di amore che ha sempre segnato e identificato la nostra regione. Quindi ritorniamo anche a scrivere, a gridare a gran voce questa parola, amore e amicizia. Sì, grazie e grazie ovviamente per questo arduo compito di concludere i lavori. Ovviamente e in modo sintetico i ringraziamenti a coloro che mi hanno preceduto, partendo dal padrone di casa, dal sindaco Pizzino con tutta la sua squadra, perché qui si evidenzia anche la sensibilità e l'attenzione di un'amministrazione comunale che è al completo in questa importante partecipazione, importante iniziativa e quindi con una grande partecipazione da parte dell'amministrazione comunale. Un ringraziamento anche al nostro presidente della provincia di Cosenza, Iacucci, Franco Iacucci, sempre attento e presente, così come coloro che ci accompagnano in tutte le azioni che l'Umbri e soprattutto la Proloco di Amantea e di la Proloco di, chiedo scusa, di Campora svolge con grande sensibilità, perché rimarco questa parola proprio dedicando alla Proloco di Campora quello che è un altissimo pregio e un altissimo plauso per questa manifestazione. È l'unica Proloco che fa in modo specifico questa iniziativa. Con tutta la sua squadra, ieri sera fino a tarda sera lavoravano per organizzare, se non fino a stanotte, per organizzare questa importante azione sociale, perché poi le Proloco oggi, in virtù di quella che è la riforma legata al terzo settore, hanno come priorità quella che è la promozione sociale. Quindi riprende una mission, la mission dedicata e delicata allo stesso tempo per quelli che sono i fabbisogni territoriali. Ovviamente il saluto al presidente regionale dell'Umbri che è sempre insieme a noi. Noi, guardate, è una squadra, perché vedo qui davanti la presidente della Proloco di Belmonte, consigliere Umbri, la presidente di San Pietro in Amantea, che è componente del collegio dei revisori, il presidente della Proloco di Aiello. Quindi è una squadra che si batte proprio per il bene comune, sindaco, si batte per il bene comune insieme a voi, insieme alle istituzioni pubbliche. Che fa rete, perfetto, che fa rete, ovviamente anche la Proloco di Soveria Mannelli è qui insieme a noi, e poi consentitemi anche il ringraziamento al caro amico, collega del Consiglio nazionale, Pierfranco De Marco, che è venuto dalla Basilicata proprio
per testimoniare questa sinergia come regioni del Mezzogiorno uniti, proprio per portare avanti quelli che sono gli aspetti positivi, che sono tantissimi, del nostro meridione. Le associazioni presenti, il presidente dell'associazione Morelli, noi stiamo facendo, ecco, questa comunicazione sociale, e la Proloco di Campora è il pilastro di questa comunicazione sociale. Poi successivamente vi dirò che cosa abbiamo pensato legandola all'autismo. Ovviamente un saluto alla dottoressa in rappresentanza del distretto sanitario Tirreno, e su qui consentitemi un'osservazione, riprendendo, sindaco, la funzione dei distretti sociosanitari e la composizione degli uffici del piano, dove la parte legata al terzo settore deve essere componente necessario, così come è previsto dalla legge. Quindi sicuramente noi ci siamo, vogliamo partecipare, perché ci contraddistingue una forte passione, un senso di appartenenza che sicuramente non ha limiti e misure. E anche, consentitemi, un plauso e un elogio ad Artedo, perché Idea 90, rappresentata dalla dottoressa Mezzatesta, è qui da sempre. Quindi questa iniziativa ha avuto il preziosissimo supporto di Emilia Mezzatesta. Quindi questo io lo dico, perché sono abituato a menzionare il merito, e Francesca, Giovanna lo sanno, non ringraziamo tanto per ringraziare, ma ringraziamo coloro che hanno il merito di essere insieme in questa azione programmatica legandola al sociale. E consentitemi un caloroso saluto al presidente di Artedo nazionale, il dottore Centonze. Oggi siamo, lo diceva Antonio Isabella, abbiamo superato la sufficienza, perché i 6 anni, oggi siamo oltre la sufficienza. È un'iniziativa che rappresenta un esempio in Calabria, un esempio di fattibilità, un esempio di interazione, un esempio di coinvolgimento su questa tematica. Quindi un esempio bello, un esempio positivo, con appunto l'attenzione alle famiglie, l'attenzione ai bambini, l'attenzione ai giovani. E non finisce qui, cioè questa iniziativa dovrà avere un seguito, un continuous nel sito provinciale dell'Umpli, dove in modo appropriato apriremo una paginetta, una pagina virtuale, quindi nel sito istituzionale, dedicato proprio alle politiche sociali, alle azioni sociali, alla promozione sociale e quindi all'autismo. Ritornando al fattore, all'azione informativa che oggi facciamo, la vogliamo legare, così come fa in modo eccellente Artedo, a un'azione formativa, attraverso anche un protocollo d'intesa tra l'Umpli provinciale, successivamente regionale, e Artedo nazionale. Ma lo vogliamo fare portando avanti quelli che sono i termini della vicinanza, della condivisione, della solidarietà, di una piena sfera sociale su quella che è appunto il fabbisogno sociale. Un'interazione concreta, attiva, rappresentando quella che è la cittadinanza attiva, ma rappresentando anche quello che è una priorità, legando l'istituzione pubblica alle azioni delle organizzazioni private.
lo stiamo facendo anche come gruppo di azione locale, come GAL Savuto Tirreno Serre, e saluto anche il consigliere del CDA Luca Lepore, nonché assessore del comune di Aiello, perché proprio su questi termini abbiamo sempre legato l'azione sociale, la vogliamo continuare a legare, l'azione sociale all'azione del turismo, dell'agricoltura e quindi della sostenibilità. Io concludo ringraziando ancora una volta la Proloco di Campora, una Proloco virtuosa, una Proloco che mette in campo, così come le Proloco, la passione, il senso di abnegazione, il sacrificio, perché quello che lo facciamo con grande sacrificio e con una sola motivazione, che è quella appunto di tentare di seguire la direzione verso il miglioramento della qualità della vita. Questo è quanto ci siamo detti, ma quanto abbiamo scritto nei nostri statuti. Ovviamente la vicinanza ai territori è sempre massima, così come è massima la vicinanza alle comunità, alla comunità. Lo facciamo veramente con un senso chiaro, lineare, e con quello che deve essere il coinvolgimento verso la partecipazione e la cittadinanza attiva. Vi ringrazio ancora di cuore e ritorno e ridò la parola al presidente Isabella. Credetemi, io partecipo con grande emozione a questa iniziativa, e ne partecipiamo insieme a Giovanna, a Francesca, a Pippo Capellupo, a tantissimi. Ma questa è una iniziativa, Pier Frai, grazie ancora per essere stato con noi, è un'iniziativa che ci emoziona, perché veramente tocca un fattore sociale dove tutti dobbiamo essere coinvolti e partecipi. Vi ringrazio. Allora, diciamo subito una cosa: doveva venire stamattina, non è venuto in tempo per impegni suoi e quindi ha recuperato tutto oggi pomeriggio, quindi Antonello nel discorso, quindi ha recuperato tutto il tempo che c'era da fare, insomma. Allora, chiudiamo, abbiamo aperto questa mattina alle 8 più o meno. E all'auditorium chiudiamo questa sera, non sono le 8 ma più o meno ci siamo, quindi sono 12 ore dure. Avete visto voi che io non faccio niente senza Emilia Mezzatesta, comunque. Allora, volevo dire, innanzitutto Antonello ha fatto tutti i ringraziamenti a nome mio di tutto il tavolo, quindi grazie a tutti e non vi nomino un'altra volta, se no non finiamo più. Però io volevo fare un ringraziamento particolare a, non ci crederete, però ringraziamo particolare la Intendenza di Finanza di Amantea, la Guardia di Finanza di Amantea, che ci ha donato quell'uovo di Pasqua di 20 kg che adesso andremo ad aprire e tutti quanti a fare, quindi grazie al comandante, grazie a tutta la squadra della Guardia di Finanza di Amantea, al sindaco che si è operato perché questo avvenisse, e grazie a tutti coloro, adesso andremo a fare un piccolo buffet, grazie quindi alla principessa, grazie al vecchio mulino, grazie al sombrero che hanno voluto collaborare. E grazie a tutti voi. Io ho aperto stamattina leggendo una lettera di una mamma al proprio figlio, vi risparmio di rileggere un'altra volta, vi dico soltanto: noi l'autismo lo stiamo ne stiamo parlando, non riusciamo a fare qualcos'altro, ma ne stiamo parlando. Sono 7 anni che stiamo parlando di autismo, per un motivo tutto
tutto particolare nostro, comunque è una cosa che noi stiamo vivendo da 7 anni, quindi siamo qua per riuscire a fare qualcosa di bello veramente. Grazie alla Presidente della Provincia, grazie al mio Presidente regionale, grazie a Francesca e a Giovanna, a Marco che sono dall'altra parte, a Antonio che è venuto da Soveria, grazie a tutti. Adesso facciamo un secondo, oltre prima, grazie a Stefano che è venuto dalla Puglia, o è a Pierfranco che è venuto dalla Basilicata. Facciamo anche gli auguri a tutti Francesco da questa piazza San Francesco, quindi anche al presidente della provincia che si chiama Francesco, con l'ausilio e la speranza che da questa piazza di San Francesco di Paola possa nascere, diciamo, un nuovo percorso virtuoso per questa problematica che è stata affrontata egregiamente qui a Campo di San Giovanni. Grazie a tutti. Avete visto, quindi anche il sindaco. E adesso una comunicazione di servizio, e facciamo un sorteggio lì agli stand della Proloco per tutti i ragazzini. Ci sono delle uova di Pasqua che la Proloco darà, verranno sorteggiati 4-5 ragazzi, non lo so quanti saranno, e andiamo a farlo dall'altra parte. Grazie ancora di nuovo alla Guardia di Finanza per averci donato quell'uovo, che adesso, dopo aver fatto il buffet, andremo anche ad aprire e a consumare a tutti. Grazie a tutti e buonasera.